Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video. Ragazzi, siamo nel secondo episodio di Al contatto con i fan. Ragazzi, il primo episodio è andato peggio della meraviglia. Ragazzi, è andato veramente bene. E avete compreso l'argomento che ho parlato del cyberbullismo e mi avete lasciato tantissimi commenti con nuovi argomenti che si tratteranno anche nei prossimi episodi. Scusatemi se questa serie non è, diciamo, puntuale nelle settimane, ma ci vuole tanto lavoro per crearla perché bisogna prepararsi bene il discorso da dire e poi ci vuole anche tempo per editing perché è un video che edito veramente bene, cioè lo edito con il cuore e non svogliato. Oggi, come argomento di oggi, vorrei prendere un argomento ancora più serio di quello dell'altra volta che mi avete chiesto in due. C'è King of King 682 che ci ha chiesto: Cancelletto al contatto con i fan, parla dei minorenni che fanno uso di droghe e alcol. La stessa domanda ce la chiede lo youtuber XFrost che ci ha scritto: Al contatto con i fan, parlaci dei fattori fumo, alcol, droghe assunti dai minorenni dei ragazzini. Bel video, molto educativo. Ragazzi, questo è un argomento molto forte e diciamo utile da sapere perché veramente, ragazzi, siamo nel 2016 e c'è tantissima gente che inizia a usare droga, alcol, fumo da veramente piccoli. Del tipo che già alle scuole medie c'è gente che inizia a fumare perché i loro amici, diciamo tutte, come si dice nel mio paese, teste calde, diciamo così, obbligano a fumare perché si sentono fighi, perché dicono che fumare fa sentire grandi, ma non pensano veramente a cosa succede al proprio organismo. Innanzitutto, come ho detto prima, c'è gente nelle scuole medie che inizia a fumare da subito per sentirsi fighi e poi arrivano ragazzi ai 18-20 anni che non riescono neanche a respirare, non possono fare sport perché fumando noi distruggiamo i nostri polmoni e quindi c'è tantissimo affaticamento, quindi addio sport, addio calcetto, addio piscina, addio tutto perché non riuscite neanche a fare 20 metri a piedi e già vi stancate. Ragazzi, questo è vero perché ho avuto degli amici che fumavano e si stancavano in 2 secondi a camminare perché non ce la facevano già più e dopo quei 20 minuti già c'era l'altra sigaretta. Ragazzi, io non so com'è questa voglia di fumare perché vi dico la verità, ma non so se tutti mi crederete, ma io ragazzi non ho mai provato a fumare in vita mia, neanche a scuola, neanche a fare dei tiri con la sigaretta. Non ho mai provato a fumare perché di mia testardaggine non ho voluto. Anche se sono stato obbligato dai miei amici a farlo, io ragazzi non ho ceduto e ho fatto di testa mia e non ho assolutamente fumato perché sapevo in cosa andavo incontro e magari da quel tiro, da quella sigaretta, potevo iniziare un lungo inizio di vizio per le sigarette, ragazzi. Quindi io assolutamente non ho voluto provare e non proverò mai in vita mia perché non sto assolutamente a spendere dei soldi per quelle puttanate, ragazzi, e dalle sigarette. Ci sono persone che sono diventate povere per colpa delle sigarette, perché voi ragazzi non sapete quanto si spende in un anno per comprare i pacchetti di sigarette. Poi ragazzi dipende anche da quanto voi fumate, quante sigarette al giorno fumate, quanti pacchetti a settimana consumate, però c'è gente ragazzi che è tanto che viziata che si fuma anche più di un pacchetto al giorno e praticamente è come suicidarsi, ragazzi, perché più fumate, più si accorcia la vostra vita, ve lo dico con il cuore perché è così. Ho anche dei parenti che sono morti perché fumavano, erano veramente viziati e adesso sono morti perché i polmoni erano diventati carbone, ragazzi, proprio neri completamente, e non riuscivano neanche più a respirare, quindi sono morti tipo di soffocamento. Raga, sono cose davvero davvero brutte che io sinceramente ho evitato già nella mia vita e possiamo anche parlare dell'alcol e della droga. Perché ragazzi, io non bevo neanche. Raga, forse non mi potete, cioè forse non so se mi credete, Ale, se tu bevi alle feste così. Raga, no, perché sono una persona che mangia poche cose, beve poche cose e io raga non ho mai bevuto, ma neanche assaggiato birra o cose varie, sempre di mia testardaggine perché non mi piace sinceramente il sapore e poi vabbè, fanno male, però bevendone poco non è che succede niente, ma io comunque proprio di testa mia non ho mai provato a bere birre e cose varie perché non mi piace a me il gusto, visto che mangio e bevo poche cose. Però ragazzi, ci sono già i minorenni che a 15 anni, 14 anni se ne vanno il sabato in discoteca, genitori super strafottenti, andate dove cazzo volete voi, andatevi a distruggere la vita, tanto a me non me ne frega niente.
Questo, ragazzi, è secondo me come la pensano i loro genitori. Perché c'è gente che a 15 anni va in discoteca, si ubriaca, vodka, alcolici, un sacco di cose, e non è solo un bicchiere, ma sono tanti bicchieri, ragazzi. Poi, magari, questi qua si sentono male, vomitano e si distruggono il fegato. E anche se poi, comunque, raga, io ho visto così, si fanno del male, continuano a farlo perché gli piace lo sballo, gli piace la vita sballata. Vedo strafottenza, raga. C'è gente che anche se sta male continua a fare ciò che vuole e non pensa alla propria vita, tanto cioè, se ne frega, raga. Purtroppo c'è sta gente che già da quando sono piccoli iniziano a prendere la strada dell'alcol e della droga, ragazzi. La droga, raga, è un altro fattore diverso perché c'è sempre qualcuno che vende la droga, che procura la droga. E purtroppo, raga, lo fanno perché si sentono fighi. Minchia, ho provato la droga, mi sento sballato così. Raga, questa gente non capisce, sono persone sempre influenzate da altre. È difficile che uno prenda la strada della droga e dell'alcol da soli così. Perché c'è sempre l'amichetto carissimo che costringe a drogarsi, a provare l'erba, a provare la canna così, a provare la droga e l'alcol. Lo costringe, raga, e niente, lui dice va bene, tanto è una cosa da grandi, lo facciamo. Però non sa che in quel momento si sta già rovinando tutta la vita, perché poi, ragazzi, è difficile staccarsi da droghe e alcol. Lo so perché così, l'ho ricercato su internet prima di fare questo video, è molto difficile e secondo me sta gente, raga, non doveva fare così perché è gente destinata a una brutta strada, diciamo così, e da grandi poi si sta veramente male, perché ragazzi, se usate droga, dopo, se non la ricevete più, che magari volete smettere, starete male perché la droga è tipo vizio e non ci si riesce a staccare, a meno che non ti vai a curare in qualche parte, non ci si riesce a staccare, raga, perché, è come la sigaretta, se non ti droghi stai male, diciamo così, e se ti droghi stai ancora più male, però ve ne uscite di testa se vi drogate. Tutte cose che ho ricercato su internet, ragazzi, non voglio commenti, Alex, ti sei drogato, hai provato, no, raga. Non è così, ma ho ricercato tutto su internet perché vi ho detto che questa serie ci vuole tempo per farla. Non è che io mi metto davanti alla webcam e mi metto a dire minchiate, no, raga, ricerco tutto. Quindi, raga, penso che questa gente sbaglia di brutto e non dovrebbe prendere la strada della droga, dell'alcol e del fumo. Quindi, raga, vi dico una cosa, il mio messaggio verso di voi: se vedete vostri amici che fumano, che stanno per provare la prima volta queste cose qui, cercate di insistere a non farlo perché fatevi dire che siete delle brave persone innanzitutto e che siete intelligenti, perché le persone che si drogano per me non sono intelligenti, sono degli stronzi, dei coglioni che si sentono fighi, eccetera, eccetera. Quindi, raga, vi dico questo messaggio: cercate di costringere i vostri amici a non provare queste cose. Se lo vogliono fare, se state voi in quell'occasione con il gruppetto dei vostri amici, c'è quello là che dice: oh, vuoi fare un tiro così? Cercate sempre di dire che cazzo stai facendo, lo sai che adesso te ne mangi una brutta strada e non ti stacchi più. Non vi dico di smettere di fumare perché è sempre difficile, magari se lo volete fare fatelo, però è sempre difficile, ma io vi dico di non iniziare a fumare e allontanate i vostri amici dalla gente che inizia a dire vuoi fare un tiro, vuoi provare questa erba così, lasciate stare, ragazzi, veramente. Non rovinatevi la vita è una, godetevela. Spero che mi avete compreso in questo video, raga, perché ho preso un discorso importante. Cercate di essere responsabili della vostra vita. Allontanate voi stessi dal pericolo. E ditemi che ne pensate qua sotto. Ditemi se avete delle amicizie così. Scrivetemi dei nuovi argomenti a hashtag al contatto con i fan, raga. È davvero importante. Spero che questa serie vi piaccia. Spero che un giorno arriverà a 1000 visual perché mi fate capire che questa serie la seguono in tanti, condividete questo video su Facebook perché così lo vedono più persone. Ditemi che ne pensate sul fattore droga, alcol e fumo. Ditemelo qua sotto nei commenti. Raga, per questo video è tutto. Superiamo i 100 mi piace perché questa serie se li merita. Condividete questo video, commentate con i nuovi argomenti a hashtag al contatto con i fan e cosa ne pensate su questo argomento che ho trattato oggi. Per questo video è tutto e noi ci becchiamo al prossimo video. Bella ragazzi!